Come già sapete, sono uscite anche le giacche e le mitiche t-shirt della linea Omisu, per lui, per lei, bellissime, con una banda totalmente personalizzata, il logo gigante sulla schiena Omisu, che significa acqua, edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio, credo. Grazie. Ciao bambini, come state? Questo è Electric... o come mi chiama mia mamma, abominio. O fallimento. Il primo video di questo 2020 è un video serio. Volevo rendervi partecipe dei miei ultimi ragionamenti, ma più che ragionamenti, diciamo così, pippe mentali, che in realtà, per chiamarle così, sono piuttosto intelligenti. Siamo nel 2020, essendo io nato nel 1990, nel lontano 1990, io che ho vissuto tutti i Pokémon, da Pokémon rosso a Pokémon blu, fino adesso a Pokémon Spada e Scudo, io che sono stato cresciuto più da Dragon Ball che dai miei stessi genitori, io che ho visto Michael Jackson nella sua epoca più bianca spaccare i palchi di tutto il mondo, sto per compiere 30 anni, a giugno precisamente, e la cosa mi mette un'ansia giustificabile secondo me. Molti di voi su Instagram, nelle ultime domande che ho chiesto di farmi, mi hanno chiesto da quando disegno e perché ho iniziato a disegnare. Beh, io disegno da sempre, da sempre, da quando probabilmente ho 3 anni. La mia famiglia mi chiedeva disegni dei Flintstones perché li facevo relativamente uguali già all'età di 4-5 anni. Mi facevo pagare da mia zia per disegni fatti male di Dragon Ball. E alle elementari tutti mi chiedevano disegni che sia di Dragon Ball o di qualche cartone all'epoca famoso. Ebbene, io disegnando da così tanto tempo avevo deciso che della mia vita volevo farne il mio lavoro, cioè del disegno volevo farne il mio lavoro, ed eccomi qui. In nessun campo però si smette mai di progredire e imparare, e dove non c'è progresso, a un certo punto c'è palude, c'è una linea piatta, costante, stagnante. Beh, quando lo realizzi inizia a fare male. Precisamente un anno fa, perché a quanto pare questa crisi ce l'ho soprattutto all'inizio dell'anno, poi anche a metà in realtà, facevo un altro video su quanto io odiassi come coloravo. E sempre nelle domande, nei consigli su Instagram, nel mio gruppo Telegram in cui sono entrati tutti coloro che mi seguivano su Twitch, si discute spesso, o si è discusso ultimamente, di quanto in effetti il mio colore sia instabile, è la parola giusta. E si dice, e dico, che sia instabile perché è quello che è. Non so ancora, non ho ancora deciso mai qual è il tipo di colorazione che più mi piace. E ho provato infinite tecniche di colorazione di cui non so se esiste un nome. Ci ho scoperto che una tecnica si chiama cel shading e magari una Frafrog lo sa perché è più studiata di me, ma io probabilmente quella tecnica la uso molteplici volte senza sapere che si chiami così. Più o meno dall'anno scorso, il video che ho fatto, parlavo di alcuni artisti che ho iniziato a seguire non soltanto per vedere i suoi lavoretti, i loro lavoretti su Instagram, ma anche per imparare seriamente qualcosa da questi. Di molti ho acquistato il Patreon, che ho mantenuto per tutto l'anno, per vedere se mese dopo mese riuscivo a ricavarmi un po' di tempo anche per studiare, quindi per crescere. Perché se c'è una cosa che ho imparato su YouTube, ma in realtà sul lavoro dappertutto, è che qualunque lavoro richiede studio costante. Se noi esseri umani non sentiamo, non percepiamo quella sensazione di progresso nella propria vita, come un gioco di ruolo in cui sali di livello, diventa tutto così deprimente, no? Ho molti amici che si lamentano di essere nella stessa posizione in cui erano 10 anni fa, e che pesa molto. E io non mi lamento, io me la prendo, sono molto duro con me stesso, perché mi sento nella stessa posizione di uno, forse anche 2 anni fa. E per quanto io provi a sperimentare nuove cose nel corso dell'anno, non c'è neanche così tanto tempo a disposizione, dato che ormai questo è diventato un lavoro, e il lavoro richiede di consegnare entro la scadenza, di rispondere a innumerevoli mail, di partecipare a meeting e incontri, e in tutto questo mettiamoci che un figlio, un affitto da pagare e delle bollette. Quindi all'inizio di quest'anno è stato brutale realizzare, non sento che io abbia avuto crescita, ancora dopo un anno non mi piace come coloro, io adesso mi chiudo nel mio folle studio e disegno finché non impazzisco. Il problema che poi mi hanno fatto notare
le persone a me più vicine, proprio che io sono molto, forse troppo duro con me stesso. Così duro che quando entro in queste, chiamiamole, crisi artistiche, anche se io non mi ritengo affatto un artista, io sono un tecnico, un illustratore, io sono uno che impara e migliora, non uno che esprime bei sentimentini. Certo, c'è anche quello, ma non ne faccio il mio cavallo di battaglia. Essendo così duro con me stesso, chi di voi avrà seguito questo degresso su Instagram avrà visto che ero estremamente frustrato con i risultati che stavo ottenendo. Tra i numerosi, innumerevoli artbook che mi sono portato dal Giappone, tra i tanti file che ho preso grazie ai Patreon, tra tanti altri video di artisti che ho visto colorare, non ho fatto altro che sperimentare questi giorni e soprattutto la cosa più importante era uscire dalla mia comfort zone, cioè quella zona in cui dico ok, se faccio così il risultato viene giusto, cioè viene ok, viene per il cliente, cioè mi seguite. Io faccio un lavoro che è disegnare. Se un cliente mi chiede una cosa, ovviamente utilizzo il processo per me più standardizzato per ottenere il risultato finale migliore che io sono in grado di dare al cliente. Rimanendo per tanto tempo in questa famosa comfort zone, in questa bolla, e non sperimentando altre cose, finisce che appunto non c'è crescita, c'è stagnazione. Il metodo che io ho imparato a essere più veloce per imparare e crescere in questo campo è di uscire non di un po', non di un passetto dalla propria comfort zone, ma di un saltone, proprio di tanto, ed è quello che ho fatto. Io non sono uno che ha studiato liceo artistico, che ha avuto la fortuna di fare pittura, studio di persone dal vero, luci, ombre, e di conseguenza una cosa su cui posso peccare molto è lo stile realistico, ma il bello dello stile realistico, di quel poco disegno dal vero che io sono riuscito a fare nella mia storia, nel mio percorso, è che impatta sempre molto fortemente qualunque stile tu faccia, anche se fai anime o cartunesco, se fai molto disegno realistico, riesci a portarlo, a sintetizzarlo in un modo più impattante su qualunque stile tu stia alimentando. Non so sinceramente come voglio comporre questo video, se avrò già fatto vedere o meno disegni in corso. Fatto sta che questo processo è iniziato molto lentamente grazie a Pokémon, che mi ha ispirato molto per fare dei disegni, e grazie al quale mi sono costretto a fare dei disegni un po' più challenging, un po' più una sfida a livello di composizione. Prima cosa, la prima cosa che ho voluto affrontare è la composizione. Ero stufo di fare disegni che non avessero un certo dinamismo, che esprimesse potenza e forza, qualcosa che appunto esprimesse semplicemente qualcosa, che sia tristezza, potenza. Per me doveva essere potenza, perché quello che mi trasmetteva Pokémon competitivo, la gioia, la potenza del vedere i miei Pokémon, la mia scrausa squadra buttata su così di Pokémon non meta vincere ogni tanto, quello per me era quello che volevo rappresentare nei disegni di Pokémon. Ma prima di analizzare questi disegni, volevo leggervi un messaggio che ha scritto uno di voi. Me l'ha scritto su Telegram e lo trovo molto interessante come consiglio. Tutti mi hanno aiutato molto in questo periodo, ma questo ragazzo ci ha perso proprio tanto tempo per scrivere questo messaggio. Lui si chiama Aku e questo messaggio fa riferimento all'ultimo disegno di Senku postato su Instagram, che adesso faccio vedere al volo, papapam, ma in realtà vedremo come l'ho realizzato poi verso la fine di questo video. Ok, non so se può ancora servire, ma voglio dare il mio parere. Il disegno secondo me è bello, semplicemente bello, il punto è che non mi lascia nulla. Lo trovo privo di segni particolari che possano dargli una caratteristica particolare e più personale. Guardandolo mi viene solo da dire, è un bel disegno. E parlo nel complesso. Una cosa che adoro delle tue capacità è il modo in cui realizzi l'anatomia, i dettagli delle nocche della mano, il naso molto evidente. Sono particolari molto caratteristici del tuo modo di disegnare, perlomeno io l'ho sempre pensata così. Tralasciando lo sfondo, che è uno dei tasti dolenti di molti tuoi disegni, trovo il tuo metodo di colorazione troppo instabile, e questo l'ho già affrontato prima nel discorso, e quindi qui ha pienamente ragione. Ci sono stati casi nei quali passavi ad uno stile di colorazione all'altro in uno stesso disegno. Comunque apprezzo molto che in quest'ultimo disegno tu sia riuscito ad essere più coerente rispetto magari a quello di Nezuko, che detto francamente non è proprio uno dei tuoi migliori lavori. Devi puntare su ciò su cui sei forte, poi qui avrò ovviamente da ribattere come ho discusso con lui. La dinamicità nei due disegni Pokémon la adoro, ma a parte gli sfondi che sono sempre poveri di dettagli e poco stimolanti alla vista. Adesso, grazie a questo messaggio, possiamo affrontare dei punti. Partendo dai disegni di Pokémon, ho cercato di studiare un po' di più le composizioni del mio disegno come viste da una telecamera. Io sono molto legato ai video, molto legato al cinema,
agli anime, alla narrazione attraverso una telecamera. Sono molto paradossalmente slegato da inquadrature distanti da questo formato. Se in molti fumetti voi vedrete personaggi che escono dall'inquadratura o inquadrature molto verticalizzate, io preferisco immaginare la mia inquadratura come fatta da una fotocamera. Quindi inizio a pensare: quanto wide voglio questa inquadratura? Un 15 mm? Un 50 mm per un senso un po' più naturale? Un 80 mm perché lo voglio distante, quasi assonometrico? Come può essere, non lo so, una panoramica o un primo piano visto con un telescopio, qualcosa del genere. E con questi disegni di Pokémon ho cercato di ottenere questo, anche spesso distorcendo la linea dell'orizzonte per dare una sensazione di più wide angle, che è l'obiettivo che si utilizza di più per scene in cui vuoi l'osservatore al centro, dentro l'azione. Vediamo il disegno di Flygon e la ragazza, l'allenatrice Misu. È molto wide, è molto distorto. E la poca cura del background, in questo caso, che tira fuori Aku, in realtà è molto spesso è dovuta al tempo. Anzi, io penso che questi disegni sono proprio un grasso che cola per il tempo che ho avuto a disposizione. Come ho spiegato ad Aku, siccome il mio lavoro è così pieno di cose da fare, pur di sopravvivere, molto spesso mi trovo a disegnare cose che piacciono a me e quindi investire il tempo che mi avanza per migliorare in momenti assurdi, che può essere a un pranzo. Il gruppo di Sabrina, Giulio e gli altri sanno benissimo che io divento una sorta di sociopatico che durante i pranzi ogni tanto si mette a disegnare così a caso. Mi si può parlare comunque sia, O se per esempio porto mio figlio in piscina, quell'ora può essere per disegnare. Lo porto a danza, quell'ora può essere per disegnare. E disegnare qualcosa al di fuori del lavoro, perché molto spesso quelle stesse occasioni invece devono essere sempre il recupero di lavoro. Forse è durante le vacanze che io accuso di più questa stagnazione e vedo e noto molto di più la mancata crescita, il fatto che non mi piace come coloro, che non mi piace come disegno, proprio perché mi fermo un attimo, le aziende sono chiuse, le persone con cui lavoro sono in vacanza, quindi, tra virgolette, sono anch'io in vacanza, mi fermo a pensare e dico: oddio, non mi piace un cavolo di ciò che faccio, forse adesso posso investire tanto tempo, non un'oretta ogni tanto, nel mio miglioramento personale. E lì in realtà mi si crea di conseguenza una crisi artistica ancora più forte, una crisi personale che è molto spesso di impatto fisico, che non dico mi viene da vomitare, vi suonerà esagerato, ma è così. Ma quando sono frustrato che non riesco a ottenere quello che vorrei sbattere davvero la testa addosso al muro, non so davvero cosa potrei fare. Quindi la prima cosa che ho deciso di fare era sicuramente studiare altri metodi di colorazione, metodi più simili alla pittura piuttosto che al tecnicismo del disegno digitale a cui io sono abituato. Purtroppo, non avendo studiato così tanto questo stile di colorazione, fosse anche dal vero, non ho mai avuto l'occasione di provare veramente la pittura, le tempere, l'acquarello, e per tanti piccoli motivi sono materiali che costano, sono percorsi diversi da quelli che ho fatto io, che sono molto più scientifici. Io ho fatto l'università di architettura, ma ne sono contentissimo perché i miei disegni ne risentono molto di questa tecnicità piuttosto che di questo sentimentalismo. E forse dovrei abbracciarlo un po' di più in base alla mia formazione. Fatto sta che, come potete vedere, il primo tentativo, che è stata questa Nezuko fatta in modo realistico, è stato un disastro secondo me. Cioè, molti mi hanno detto che era bellissimo, ma secondo me è stato un vero e totale disastro, perché è uscita una Barbie letteralmente. Nezuko, avendo molto la fronte spaziosa nell'anime come character design, nel mondo realistico sembra una fronte brutta, quando nell'anime in realtà sembra una cosa carina quella fronte spaziosa. Quindi degli elementi che in realtà sono positivi nel character design in alcuni stili diventano un difetto. Ho sperimentato la pittura proprio perché volevo acquisire le palle di fare più contrasto, di buttare più ombre violente e non di fare sempre quei colori pastellosi, delicati, che sì, molto spesso sono molto carini. Uno dei miei disegni preferiti è Quina di Final Fantasy IX, che è estremamente acquarelloso e pastelloso, e mi va bene così, mi piace molto quello stile. Però in alcuni casi serve più contrasto. Se vuoi una scena più drammatica, hai bisogno di quell'ombra nera un po' più cazzuta. Ma a quanto pare io ho sempre il timore di affrontare questo
problema. Quindi Nezuko, sicuramente, questa Nezuko in particolare, è stato un enorme fallimento per me. Qualunque cosa io veda di questo disegno, dagli occhi enormi, alla fronte gigaspaziosa, ai capelli di plastica, perché ormai avevo perso la pazienza e quindi l'ho fatto in 5 minuti, odio questo disegno, me lo fa odiare. Così ho detto, va bene, prossimo tentativo. Prima di buttarmi nel prossimo tentativo, voglio fare prima di tutto tanti schizzi. E così ho fatto tanti schizzi di viso, così buttati molto velocemente, perché volevo un attimino riprendere un po' più di confidenza nel mischiare un qualcosa di vagamente realistico a qualcosa di vagamente anime. Un'altra domanda che mi è stata spesso posta questi ultimi giorni sulle domande di Instagram è stata: perché sei così fissato, no, con questo stile anime? Ma forse in realtà proprio perché molti dei miei insegnanti hanno cercato di farmi allontanare dallo stile anime, quando eppure è qualcosa che noi consumiamo così tanto, con cui io sono cresciuto così tanto, io lo devo abbandonare per studiare uno stile più realistico, come quello del fumetto italiano o americano, che in realtà non ho mai consumato così tanto. Ho soltanto fatto riferimento a una collezione di fumetti infinita nella mia libreria, la maggior parte appunto americani, perché ho studiato questi, ma pian piano me ne sono allontanato perché in realtà a me non dicevano niente. La storia del supereroe pompato, dell'anatomia overpompata, non stuzzicava assolutamente la mia fantasia. Anzi, ci sono opere più d'autore, magari sempre americane, a volte francesi, italiane, che mi stuzzicano un po' di più. Quindi non vedo perché devo allontanarmi dallo stile anime soltanto perché probabilmente non ci lavora nessuno con quello stile qui in Italia o nel mondo, a meno che tu non sia cresciuto, nato e cresciuto in Giappone e abbia un minimo, forse un minimo di possibilità di riuscire lì. E il brutto dello stile anime sicuramente che rende comuni gli stili di molti artisti. Molti artisti non li distingui se disegnano quello stile lì, giusto? Non tutti siamo dei Eiichiro Oda o dei Akira Toriyama che elaborano uno stile totalmente nuovo dall'anime e che diventano scuole di stile attuali. Fairy Tail è l'esempio, perché nasce e cresce secondo la scuola di Eiichiro Oda, al che penso che con il duro lavoro, piano piano, mischiando tante cose, uscendo spesso dalla mia comfort zone, provando mille cose, magari riuscirò anch'io a trovare una strada che mi piace e mi appaga al 100%. Mi sembra un po' assurdo a volte vedere persone della mia età che hanno già così identificato un loro stile. Mi chiedo come hanno fatto, perché io non ci riesco, quando io voglio provare così tante cose diverse. E sì, i miei disegni sono altamente instabili, ma sono instabili perché provo mille cose e non so cosa mi piace al 100%, e quindi provo. E il risultato del secondo disegno è un altro evidente, chiaro fallimento di questo tentativo, perché anche in questo caso mi sono allontanato troppo dallo stile anime, ho completato una sorta di obbrobrio che non sa che posizione prendere. Per essere stato troppo vicino allo stile dell'anime per quanto riguarda le proporzioni, ovvero una bambina con la testa grande e il corpo piccolo, in uno stile più realistico, sembra un grosso errore. Quindi se volevo essere più vicino allo stile anime, sicuramente non dovevo stare attento alle proporzioni. Se volevo essere più vicino al realistico, dovevo dare delle proporzioni più veritiere e naturali. Lo stesso giorno che ho finito quel disegno, mi sono chiuso in camera a finire Dr. Stone, perché avevo bisogno davvero di staccare da quanto mi giravano, ero proprio frustrato. È finito Dr. Stone, in realtà giusto 2-3 episodi, a mezzanotte ho detto non posso andare a dormire così, e mi sono messo a fare lo schizzo dell'ultimo disegno di questa lunga sessione di allenamento. Ho deciso quindi di fare Senku di Dr. Stone, il protagonista. Mi sono imposto di fare sempre un bel primo piano, perché volevo lavorare con i toni della pelle, soprattutto, che sono anche quelli tra i miei peggiori talloni d'Achille. Volevo lavorare con un colore semirealistico, ma questa volta ho scelto di rimanere un po' più vicino allo stile anime. Nei casi precedenti mi sono allontanato troppo, creando un obbrobrio semirealistico che non sa cosa vuole essere, se realismo o anime, eccetera. Qui scelgo di essere anime, ma allo stesso tempo ottengo quel pizzico di realismo grazie al colore poi. E qui ho deciso di applicare tutto quello che ho imparato non soltanto in questi ultimi giorni, ma in quest'ultimo anno, seguendo autori come Kawachi che, grazie al loro Patreon, ho assorbito tecniche di colorazione e farle vagamente mie. Come abbiamo detto, il mio metodo di colore è ancora instabile, di conseguenza io non so darvi certi suggerimenti su come colorare, però ho delle basi
da cui ormai parto in modo solido e grazie a quelle poi sperimento. Però in genere ho deciso che per ora, almeno le prime fasi iniziali della colorazione, seguirò questa tecnica qui che mi dà una certa sicurezza. Si tratta di, dopo aver fatto la line art, quindi tutti quelli che sono i tratti, per bene, in questo caso li ho fatti anche spessi e un po' rozzi, come se fossero fatti da una china, da una penna quasi finita, decido da subito da dove verrà la mia fonte di luce principale, decido i colori flat, piatti, che comporranno il mio disegno, e da lì inizierò a dipingerci sopra, letteralmente. E quando, una volta finito il dipinto di ogni colore singolo, le ombre, luci riflesse di ogni colore singolo, ci andrò a ridipingere un'ennesima volta sopra, ma sopra anche le line art, per andarle un po' a coprire e a capire come posso far risaltare questo disegno in modo vagamente realistico, però partendo da una solida base anime. Una volta fatto un pezzetto di questo processo, ho chiesto allora su Instagram quale piacesse di più, perché ero curioso in questo senso. Piace di più il trattone spesso, fumettoso, come era prima di dipingerci sopra, o dopo, con un sentore un po' più realistico, ma che, grazie alla partenza solida, rimane molto anime. In realtà la scelta è stata ampiamente combattuta, quasi 50-50, e non me l'aspettavo proprio. Mi aspettavo un leggero sbilanciamento verso il trattone nero, vi dico la verità. Invece è uscito che piace di più quello realistico, quindi ho deciso, ok, ci metterò molto di più, ma proseguirò. Ho così quindi deciso di ridipingere soprattutto, come il signor Kawachi mi insegna, aggiungere tanti piccoli dettagli anche alla texture, cose, tutte le idee che mi potessero venire per rendere il disegno più interessante, e pubblicare finalmente questo dannato disegno. I tempi di produzione di Nezuko, la prima Nezuko, saranno state, penso, 5 ore, perché quella Nezuko ho perso un sacco di tempo nel capire cose che non capivo. Il secondo, di Kanao, sempre di Demon Slayer, mi ha richiesto anche quello intorno alle 5 ore, forse 6, in realtà forse anche 7, mi sa, perché anche quello per un sacco di tempo per capire come fare cose. Il terzo, in cui, quello di Senku, ho deciso di seguire una tecnica già ben appresa e sperimentare nel poter migliorarla, mi ha richiesto più o meno la stessa quantità di tempo, 6 ore, perché già partivo da delle basi più solide, però mi ha comunque permesso di sperimentare. Ma 6 ore forse sono ottimista in realtà. Però questo sempre per inquadrare che tra le ore di produzione, le ore che ho passato sui libri, su file, su video, avrò passato una dozzina di ore giornaliere questi ultimi 4 giorni a cercare di migliorarmi. Cosa ho combinato? E sinceramente ho paura del futuro, perché io queste 12 ore giornaliere, da adesso che hanno aperto tutte le aziende, che si rinizia col ritmo lavorativo di sempre, non so se le avrò più, sinceramente. Ma detto questo, se c'è una cosa che posso fare è sfruttare bene questo canale per migliorarmi, quindi sì, torneranno molto di più i video di disegno, perché ho intenzione di dedicare almeno un'ora al giorno fissa alla mia crescita personale. Vi proporrò sicuramente grandi challenge di disegno a cui potete partecipare anche voi, ho già delle idee in corso, magari vaghi video tutorial da questo disegnatore non così esperto, ma sicuramente aspettatevi molto meno un Electric Peo che cerca grandi views, che cerca stupidi video virali, ma che cerca semplicemente di crescere, e crescere nel disegno, perché non crescere anche su YouTube, non come numeri ma come persona. Signori, se qualcuno di voi è ancora qui, è rimasto fino alla fine, io vi ringrazio davvero. Stimolo a chi voi di disegna a disegnare di più anche lui quest'anno e di condividere di più quello che fa. Perché io, sì, mi pesa condividere e ricevere giudizi negativi, commenti negativi, sembra strabico, hai denti storti, robe del genere, mi pesa sicuramente, ma se non ricevessi quelli, io non crescerei. Se io non ricevessi 1000 critiche, io non mi costringerei a migliorare tanto quanto mi costringo adesso. Quindi condividete di più, taggate, e io i vostri disegni vi prometto che li analizzerò e ne discuteremo insieme nei prossimi video. Video a destra, come al solito, ormai me lo ricordo che è alla mia destra, perché dico è dalla parte del tatuaggio, non ti scordare, quindi eccoli qua, il pulsantone iscriviti, e soprattutto la cosa più importante, lo sapete, per questo 2020 accendete ste notifiche e la campanella, ok? Perché sicuramente non sono uno che caga i video, 2 video al giorno o 1 al giorno, e quindi capito tra i vostri suggeriti. Addio. Bella bambina, la mettevo.